accetto, come ho sempre accettato più che il rischio, le conseguenze del lavoro che faccio, del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio. Lo accetto perché ho scelto ad un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli. La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi, come viene ritenuto, in estremo pericolo, è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio. So che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me. E so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuarlo a fare, senza lasciarci condizionare dalla sensazione che, o financo vorrei dire, dalla certezza che tutto questo può costarci caro. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Grazie. Pensare che oggi, ancora oggi, alla verità su chi sia stato responsabile di quegli eccidi, come cittadino italiano mi fa pensare che qualcosa non funziona, come veicolare i sindaci che vedo qui davanti con le loro fasce tricolori. Credo che le uniche due strade per fare in modo che la lotta alla malavita organizzata, ma la lotta alla mancanza di diritto nella vita di ogni giorno, le uniche due strade siano quelle del coinvolgimento della gente che voi tutti rappresentate. E il fatto di avere accanto a me due ragazzi mi fa pensare all'altra strada. Uno dei punti fondamentali è quello di educare i ragazzi da sempre a pensare che questo paese avrà un futuro solo se le generazioni che si affacciano alla vita saranno in grado di 24 ore, solo 24 ore. Tutti quanti i 60 milioni di cittadini italiani facessero il loro dovere per una giornata, per 24 ore, sono convinto che una gran parte dei problemi che ci assillano sarebbero avviati a soluzione. È un piacere e un onore, ancora una volta, essere qui. È un piacere e un onore ringraziare in particolare il rappresentante dell'Arma dei Carabinieri che ci consente ogni anno di avvicinarci a questo luogo che, consentitemelo dire, è iniziato come luogo sacro e ogni anno che passa, sottolineo, deve essere mantenuto come luogo sacro, ma non per un venire qui e fare un rito, sì, siamo stati lì, abbiamo visto, no, questa partecipazione deve essere un punto fondamentale di convincimento, che ispirandoci a Falcone, a Borsellino, ai loro angeli custodi, a tutti i servitori dello Stato che hanno perso la vita per raggiungere gli ideali di questo Stato democratico, questo non è un fatto meramente formale, questo è un fatto sostanziale che ci deve vedere coinvolti tutti quanti. Non credo di dover allungare troppo il mio discorso. Ringrazio dell'opportunità che mi viene offerta. Auguro a tutti, dal più profondo del cuore, che l'esempio che ci viene dato da questi nostri compagni di quella straordinaria avventura che è la vita dell'uomo sia seguito e sia portato avanti fino in fondo. E consentitemi di chiudere citando due parole
che sono state scritte dalla figlia di Paolo Borsellino e che riportano la figura di Paolo Borsellino alla figura non tanto del magistrato quanto dell'uomo. Di mio padre amo sempre ricordare questo amore pazzesco che aveva nei confronti dei bambini e dei giovani. Egli stesso sapeva mettersi assolutamente in una posizione di gioco. Era amato da tutti i bambini, da tutti i ragazzi, come padre e come zio, ovunque richiesto, proprio per questa sua capacità di non prendersi mai sul serio e spesso anche di non prendere sul serio taluni suoi interlocutori. Tale modalità, tutta sua, gli ha permesso in ogni momento di affrontare la vita con le sue amarezze e le sue difficoltà, a testa alta. Mio padre mi ha insegnato veramente cosa vuol dire la parola vivere, cosa vuol dire la parola combattere per i propri ideali, per i quali egli stesso ha sempre detto è bello morire. Grazie. Grazie, buona serata a tutti e buon estate.